L'ho chiamata perché mi hanno consigliato di farlo. Mi hanno detto che hanno certe esperienze in questo genere di casi. È vero. Immagino sia dura anche per voi. Le sembrerà strano, ma il tutto sta ad imparare ad andare a tempo con loro. Nei silenzi, nell'immobilità. Non hai idea di che mondo ci sia dietro. Tutto questo è molto poetico, ma lei sa benissimo in realtà qual è. Mia sorella è ridotta così da 3 anni e nessun medico è riuscito a capirci qualcosa. Un giorno all'improvviso ha staccato la spina ed eccola lì a fissare il vuoto. Era una ragazza così piena di vita. Adorava il tennis, era una campionessa, glielo assicuro. E poi cos'è successo? Che la palla non è tornata più indietro, all'improvviso, senza una spiegazione. Il vuoto. Clic, luce spenta. Signor De Angelis, posso chiamarlo Antonio? Certo. Senta Antonio, mia sorella è in una gabbia, non so come ci sia entrata, ma so che non voglio finire in una gabbia anch'io. Le sembrerà cinico, ma io non riesco neanche più a guardarla. Sta a lei adesso. Permesso. Ciao Priscilla, come stai? Ma, insomma, tutta aperta così, vogliamo dare scandalo stasera? Copriti. Che ti va di fare? Vuoi che ti lega qualcosa? Aspetta. Questo forse è meglio di no, eh? Sai, io non ci credo che passi tutto tempo a fissare il vuoto. Stai guardando? Le ombre. Anch'io adoro le ombre. Mi tengono tanta compagnia.
Non so se hai capito chi sono.